Sono stati tanti i fedeli e devoti che hanno partecipato all'ultima giornata dei solenni festeggiamenti in onore di San Pio da Pietralcina a San Filippo del Mela. Due momenti religiosi, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Enrico Mortillaro alla presenza delle autorità civili e militari e la processione per le vie del paese con il simulacro del santo portato dai componenti dell'associazione San Pio che ha curato l'organizzazione della festa. Padre Enrico, perché è così amato Padre Pio? Padre Pio è amato perché è amante di nostro Signore Gesù Cristo, sopra il quale non c'è amore più grande. Quello che ho voluto ricordare quest'oggi nella Santa Messa, così come il messaggio che ho voluto passare in tutte le giornate dei festeggiamenti, è proprio questo. Padre Pio ha amato Gesù Cristo associandosi totalmente a Lui per grazia sua. È tutto parte dalla Santa Messa, unico grande sacrificio gradito al Signore. La Santa Messa per Padre Pio è stato il punto focale, cruciale della sua esistenza terrena e del suo servizio reso alla Chiesa universale per la salvezza delle anime. Così anche noi, nell'emulare Lui, dobbiamo sempre di più attingere alle sorgenti della salvezza, e questa sorgente è la Santa Messa, la celebrazione del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Questo santo è stato dotato per grazia divina singolare di straordinari doni soprannaturali. Era un taumaturgo, cioè otteneva le guarigioni fisiche, era in contatto con l'aldilà, con le anime del purgatorio, con gli angeli, con i santi, con la Madonna, la Beata Vergine Maria. Quindi è chiaro che fu dotato di grandi doni, ma al di là di questo lui si considerava un povero fraticello che prega, perché appunto l'umiltà era la sua nota distintiva. I veri santi non esibiscono i doni, non ne fanno una bandiera per vantarsene, quelli sono i ciarlatani, e ce ne sono tanti anche ai nostri giorni che vantano chiaroveggenze, visioni e quant'altro, e messaggi divini. Lui no, viveva tutto come servizio di guarigione interiore, soprattutto delle anime, come apostolo del confessionale, dispensando per ore e ore la misericordia di Dio attraverso il sacramento della riconciliazione. Quindi lo ricordiamo per questa umiltà, perché Dio si è voluto servire di lui, come di tutte le anime sante che si affidano totalmente alla volontà di Dio, per comunicare a noi uomini la sua salvezza, la sua liberazione. La festa si è conclusa con un emozionante concerto di Marco Carta e i tradizionali fuochi d'artificio.